contente che se alla fine vi arriverà la multa e voi dovrete ricorrere dal giudice per non pagarla, se non siete andati nemmeno al colloquio, il giudice vi dà torto. Perché dimostra che voi non siete genitori attenti alla salute di vostro figlio, eccetera. Ma se siete andati al colloquio, addirittura siete andati a due colloqui, e alla fine dite non ci hai convinto, e il giudice dice, oh, cioè, questi sono andati ben due volte, e cosa vogliono di più? Se non sono stati capaci di convincerli, io non gli do la multa. Capite? Perché il ragionamento del giudice è estremamente semplice. Per questo bisogna andare al colloquio. Esatto, condivido in pieno, condivido in pieno. Un'altra questione che io volevo sottolineare è il fatto che chiaramente qui noi non dobbiamo aver paura di niente, ma non perché noi siamo eroi, no, perché fondamentalmente questo ce lo dirà adesso la storia, sembra una frase fatta, ma a breve vedrete che sicuramente la Corte Costituzionale dichiarerà questa norma incostituzionale. E a quel punto chi sarà dalla parte della ragione e dalla parte del torto, ce lo diranno eventualmente, e se tutto va bene, i giudici. Però nel frattempo noi dobbiamo fare resistenza. Resistenza nell'interesse però dei nostri figli, sulla base di quello che abbiamo sentito stasera dai dottori, dai medici. Non da ciarlatani. Quindi, prego, una domanda. Si sa quando si pronuncerà la Corte Costituzionale? Abbiamo detto prima dell'inizio della scuola. 25. Poi adesso. Guarda, se c'hai l'avvocato Stanca da Facebook, cancellalo per favore. Se c'hai Stanca come amicizia su Facebook, l'avvocato Stanca, cancellalo, perché Stanca ha detto che si sarebbe pronunciato fra 15 giorni e dopo, insomma. Allora, il problema della Corte Costituzionale, da quello che ho capito io, vedendo. Perché io poi sono andato sul sito per verificare, perché mi sembra che è la numero 52, la 52 se non mi sbaglio, però la Corte Costituzionale che ha fatto? Ha dato priorità ad altre, è ancora non l'ha calendarizzata, quindi è probabile che però lo dovrà fare, perché necessariamente allo scorrere chiaramente dei numeri, dei ricorsi presentati in Cassazione arriverà anche il nostro, no, il nostro. No, non lo può posticipare. Allora, il problema secondo me della Corte Costituzionale, secondo me è più un discorso politico che giuridico. Perché? Perché no, questo senza fare dietrologia, scusatemi, senza voler dire o affermare delle cose. Perché? Perché voi immaginate se la Corte Costituzionale dichiarasse oggi, si dichiarasse sulla sospensiva di quella legge, significherebbe dare uno smacco forte ad un governo. Capite qual è il discorso? Però voi dovete capire che formalmente noi viviamo in un paese che lo chiamano delle banane, non a caso. Però questo non significa che. Questo non significa che la Corte Costituzionale non si dichiarerà su quel ricorso. Dovrà dichiararsi necessariamente. Sulla sospensiva non lo sappiamo, perché non sappiamo se sospenderà la legge così com'è. Però sicuramente dovrà deciderla la questione. Forse marzo? Non si sa. Questo non lo sappiamo. Però sicuramente è una volontà politica. Questo è. Altre domande? Prego. No, ma a parte il ricorso alla Corte Costituzionale della Regione Veneto, quali altri? Perché il Codaco stava già che faceva il corso. Quali altri ricorsi? Allora, il problema è questo. Allora, l'unico ricorso attualmente pendente alla Corte Costituzionale è quello della Regione Veneto. Non esistono altri ricorsi. Il Codacons, da quello che ho capito, ho sentito alcune organizzazioni che chiedevano 200 euro per non so se la notizia è vera o è falsa, per fare dei ricorsi ad adugandum su quello già. Ecco, quindi lasciamo perdere quel discorso. Perché?
Il fatto è questo: le questioni di legittimità costituzionale nel merito della legge verranno sollevate nel momento in cui ognuno di noi deciderà singolarmente di fare ricorso. Perché ad oggi quello di cui si sta discutendo non è il merito della legge, è il conflitto di attribuzione, cioè alla modifica del titolo quinto della Costituzione voluta dal governo Berlusconi, le competenze in materia sanitaria sono state attribuite alle regioni e non più allo Stato. Lo Stato che cosa ha fatto? Ha fatto una legge che chiaramente ha sorpassato le cosiddette competenze della regione. E la regione, chiaramente, l'unica regione che ha fatto ricorso in questo senso è stata la regione Veneto, ma solo su questo discorso. Ma il merito della legge e l'incostituzionalità nel merito della legge potrà essere sollevata eventualmente da ognuno di noi qualora nel momento in cui noi andremo a fare ricorsi per le esclusioni dall'asilo oppure ricorsi avverso le multe davanti al giudice di pace, perché o il TAR o eventualmente il giudice di pace potrà sollevare la questione di legittimità costituzionale, non d'ufficio. Quindi 10 anni. Non d'ufficio, no, però attenzione, perché basterebbe una questione di legittimità costituzionale sollevata, quindi basterebbe un giudice coraggioso in tutta Italia che si fermerebbe tutto, cioè si concederebbe tutto in attesa della pronuncia della consulta. Allora, almeno ho capito prima il discorso che dicevi sulle multe e il fatto di andare al colloquio, no? Sì. Ma la multa non dipende dal fatto che uno ha violato l'obbligo del vaccino? Cioè, perché alla fine ci vai o non ci vai, se non l'hai fatto, la multa te la fanno di sicuro. Allora, il discorso della multa, allora, quello che abbiamo detto prima, cioè il percorso da affrontare per arrivare poi davanti ad un giudice ed esporre le nostre ragioni. La multa ti viene comminata proprio per il fatto che tu non hai fatto le vaccinazioni. Cioè, quindi io non ho capito qual era. No, perché prima dicevate, se uno va a fare il colloquio, poi al giudice dice, vedi, io mi sono informato, non mi hanno convinto, e il giudice può darmi ragione. E io capisco il discorso di massima, però la violazione è sull'obbligo, alla fine però c'era l'obbligo, non l'hai fatto. No, no, non è quello, non è il discorso che tu hai fatto. Allora, il problema è questo, ti faccio un esempio stupido: tu potresti guidare senza cinture di sicurezza, perché tanto Burioni li fa sempre questi discorsi delle gomme, potresti guidare senza cinture di sicurezza e non essere passibile di multa. Perché? Faccio l'esempio tuo, non è il caso, magari sei incinta, tua moglie è incinta, facciamo l'ipotesi, e le donne incinte dal quarto mese in poi non hanno l'obbligo di cinture di sicurezza. Capito qual è il concetto? Il concetto è questo, cioè non è perché c'è un'imposizione, io non sono soggetto o non mi voglio sottoporre a quella imposizione e devo necessariamente pagare la multa. No, io ti voglio spiegare le motivazioni per le quali non mi voglio sottoporre a quella imposizione. No, io questo lo chiedevo perché io ci sono andato ai colloqui in passato, non questa volta, perché non mi hanno chiamato, perché i figli ormai già fanno le scuole elementari e medie. Però in passato, quando non c'era ancora questa legge, io ci sono andato al colloquio con l'ASL. Loro mi dicono è così, mi hanno dato un pacchetto di 200 fogli che non ho neanche scritto, è così perché questi sono i fogli, noi ci abbiamo ragione. Se tu non ci credi, sei tu che non capisci niente, mi hanno detto. Alla fine il dialogo resta più o meno su quel dialogo. Allora, tu la prossima volta chiami il dottore che oramai è abituato a viaggiare, e lo chiamerò anch'io, allora, a questo punto, la porterò con me. No, per dire, comunque, a parte la battuta, abbiamo detto prima, l'ha detto la signora prima, io delle istituzioni non mi fido più. Io, allora il discorso, bisogna partire da questo presupposto, che io delle istituzioni, non tutte le istituzioni, ma di alcune istituzioni io non mi fido più, come non mi fido più di coloro che mi hanno detto che i miei risparmi erano al sicuro il giorno prima e che il giorno dopo i miei risparmi sono scomparsi. Non mi fido di chi dice che l'amianto era sicuro e dopo 20 anni si è scoperto che invece l'amianto, che cos'era? Era un cancerogeno. E questo non significa che io devo sottostare ad un sistema,
Questo significa che io invece devo fare di tutto per poter ottenere la mia ragione. Chi ha ragione o torto in questa battaglia non si sa. Non si sa chi ha ragione o torto. Però io mi ritengo dalla parte della ragione e loro dalla parte del torto. Posso specificare? Un attimo. No, volevo specificare un attimo rispetto a un'ultima, perché questa è importante. C'è un'inchiesta in corso penale a Udine, che è stata poi trasferita per competenza a Roma. Non so se ne hanno parlato tantissimi le ultime due settimane. E si ventilava l'ipotesi che i sindaci potessero, sulla base di questa inchiesta penale in corso, penale fatto, anzi ce ne sono due per lo stesso motivo, uno è penale, uno invece è civile, insomma non penale, si ventilava appunto l'ipotesi che i sindaci potessero fare una delibera in via cautelare e sospendere la legge fino alla fine delle indagini. Possibile? Allora, il discorso è questo: i sindaci oggi potrebbero fare una cosa ancora più intelligente, cioè sospendere la normativa in attesa proprio della pronuncia della Consulta, non sul discorso delle inchieste, sul discorso della Consulta. Però voi mi dite qual è quel sindaco che in questa situazione, con questa caccia alle streghe che si sta verificando, si vuole mettere contro ad un sistema di questo genere? Cioè, ma chi lo fa? Verrebbe messa alla gogna dopo due giorni. Ma la legge già prevede la possibilità, nel momento in cui, e mi sembra che alcuni sindaci l'abbiano già fatto, non vorrei sbagliarmi, un sindaco, due sindaci l'hanno già fatto, proprio su questo presupposto, dicendo: in considerazione del fatto che c'è attualmente un ricorso davanti alla Consulta, io non so quello che devo fare e quindi pongo una moratoria sulla norma e congelo tutto. Aspettiamo quello che succede lì davanti e poi ne parliamo. Il discorso delle indagini che ci sono in corso, che sicuramente sono della Procura e della Corte dei Conti, se non mi sbaglio, sì, dovrebbero essere questo. Cioè, non è un presupposto sulla base del quale un sindaco potrebbe dire non applico la norma. La sospendo. Come, scusami? La sospendo. No, perché non è su quel presupposto. Cioè, non è perché c'è un'indagine, perché tanto le indagini si aprono e si possono chiudere. Cioè, secondo me, più che altro la sospensiva può essere incardinata in questo senso, cioè sul fatto e sulla base del fatto che c'è un ricorso davanti alla Consulta che non sappiamo quello che succederà. Perché voi immaginate una cosa, no? E ecco perché poi ritorniamo al discorso politico. Allora, pensate che adesso qui siamo non so quante persone e tutti i nostri figli sono stati esclusi dalla scuola. Parlo delle scuole materne. Domani la Consulta si pronuncia e dice: alt, fermi tutti, la legge è incostituzionale, sospendiamo tutti. Che facciamo con questi bambini? Richiesta di risarcimento del danno. E succederebbe un macello. Quindi la pubblica amministrazione sarebbe in ginocchio, partirebbero le denunce, partirebbe di tutto. Allora voi capite quanto è delicato l'argomento, cioè capite perché evidentemente se c'è un ritardo da parte della Consulta in questo senso è forse anche dettato da questi motivi, ed ecco per quali motivi i sindaci, ed ecco perché magari i sindaci non vogliono nemmeno esporsi a certi pericoli, è questo il discorso. Ma non è ora per questo motivo che invece si pronuncerà favorevole. Allora, guardate, io purtroppo, allora dovete sapere che io quando sono convinto di vincere una causa la perdo sempre, lo dico sempre. No, è vero, sei ottimista, sei convinto. No, su questo non sono convinto. Però il problema è che noi oggi non sappiamo quali saranno gli esiti di questo ricorso, non lo sappiamo.
non sappiamo nemmeno quelli che saranno gli effetti poi di quella pronuncia. Ma sappiamo una cosa, che viviamo in Italia. Vabbè, quello Posso dire una cosa rispetto a quello che diceva prima, il fatto di rimandare, no? Nel prendere tempo presentando degli appuntamenti. Sicuramente dal punto di vista economico, logistico, per tante cose forse è la soluzione migliore. Però nella logica del fare la guerra per una giusta causa, forse sarebbe bene non ritardare, ma magari è l'unica tattica che c'è. Però, sicuramente è una cosa che va contro anche all'interesse stesso del genitore dal punto di vista economico, logistico e tutto. Però se al ricorso che ha presentato il Veneto, che poi non è appunto sul tema di costituzionalità, ci fossero un tot famiglie che dicono ok, basta, non mi importa di prendere tempo, voglio chiarire questa situazione perché è una cosa anticostituzionale. Sì, sì. Forse se 100, 200, 300 famiglie cominciassero a dire ok, tutti facciamo ricorso al TAR, non credo che il TAR rimane così. Allora, io da avvocato sono d'accordo con te, no, nel senso che... Chiaramente. Non in questo senso, però... Io sto scherzando assolutamente, però devi capire una cosa, che ogni genitore individualmente sa quali sono i suoi problemi e sa che cosa deve affrontare. Parliamoci chiaro, un ricorso al TAR non costa poco, non costa poco. Tante persone non hanno mai avuto a che fare con un'aula di tribunale, tante persone non sanno manco che cosa significa andare da un avvocato o andare davanti ad un giudice. E sono tutti... Allora, il problema, allora io l'avevo detto sempre dall'inizio, io sarei stato contento ad essere stato il primo a fare ricorso al TAR, io l'avevo detto, purtroppo mia figlia è stata presa all'asilo, purtroppo, no veramente, lo dico con dispiacere, che poi, senza provvedimento tanto non puoi fare niente, poi chiaramente ho scelto un'altra strada e quello va bene, però il discorso è questo, cioè se le persone sono decise a fare un passo del genere, allora si dice... Io faccio, non faccio l'iter, non vado all'ASL, non faccio nulla e faccio ricorso. Però è un ricorso perso. Il tuo sarebbe un ricorso perso. Perché il presupposto sul quale noi dobbiamo fare ricorso è quello di cui ti ho detto oggi. Rompere le palle ai pediatri e dire perché agli immigrati fate gli anticorpali e a mia figlia non li fate? La lettera. Mi cacci, denuncio. Ti ho chiesto di fare degli esami, perché non me li fai? Perché se nella legge c'è scritto che un vaccino mi può creare un danno, non mi fai degli esami per verificare questo? Oggi la dottoressa mi ha risposto. Quindi il discorso... Allora, il discorso... Ci sono circolari... Le circolari, non possono, devi dire alla tua pediatra che le circolari valgono zero e quello che vale invece è la legge. E la legge sai che cosa dice? La legge dice, devi dire semplicemente l'articolo 5 del decreto del Ministero della Sanità del 1 febbraio 1991. Poi gli dici un'altra cosa. Gli dici c'è un decreto del Ministero della Sanità l'articolo 1,4 lettera B, decreto legislativo 29 aprile 1998 numero 124. Queste sono le norme che contano, le circolari non contano nulla. E allora il discorso è un altro, e io qui lo dico stasera, dopo che ho ricevuto la letterina dalla mia pediatra, io la citerò davanti ad un tribunale, perché è il tribunale che mi dirà se quello che io ho chiesto alla mia pediatra è per legge o è contro la legge. E non mi vuole fare la dichiarazione che non mi prescrive la legge, non me la vuole fare. Oh, vabbè, ma questo lo ha per tutti, questo è di tutti. Però voi capite che io sono un avvocato e va bene, io sono abituato a stare nell'aula dei tribunali e combattere. Ma un genitore che dice ma io me devo andare in bella gara in mezzo a tutte queste situazioni, ma chi me la fa fare? Il collettivo. Non però voi dovete, non si può fare purtroppo in Italia, perché non si può fare, però voi capite che il principio che deve spingere ogni genitore è capire dove sta la ragione, di chi è la ragione oggi, è la nostra o dei pediatri che come i burattini hanno mandato le stesse lettere, hanno scritto le stesse cose e hanno cacciato tutti i pazienti. Allora domani sarà un tribunale che dirà se avevo ragione io o avevo ragione il mio pediatra. Però
chiaramente questo sta ad ogni individuo, individualmente, ognuno di noi sa che cosa vuole fare e fin dove vuole spingersi. Però tu non puoi dire ad una persona devi far causa per far valere i tuoi diritti, perché ognuno qui abbiamo i propri problemi e gli avvocati costano e le cause d'Italia costano. E questo è il problema. Però pensando che si va avanti, io alla fine arrivo che ho il mio provvedimento, faccio ricorso, è chiaro che io da sola il mio ricorso non conterà niente, probabilmente lo perderò. Ma non è detto, non è vero, non è vero. Però, se però siamo il principio, però il principio è quello, però il principio è quello, tu devi fare ricorso. Non sul fatto che tu le vaccinazioni non le vuoi fare, perché è una battaglia persa. Io le vaccinazioni le voglio fare con il principio, sulla base del principio di precauzione. E dopo, prima vediamo se ci sono i presupposti per farle, e poi la faccio la vaccinazione. Ma devo capire, perché io voglio anche capire se mia figlia, ad esempio, è immune al tetano, e ci sono dei casi di immunizzazione naturale. Perché io devo sottoporre mia figlia ad una vaccinazione dal tetano? Perché? Mi chiedo, se ha fatto la varicella, perché gli devo fare la varicella? Cioè, queste sono cose banali, per andare su cose più specifiche, per capire se poi ci sono tutta una serie di componentistiche che possono o meno influire con la vaccinazione. Ma avete sentito il caso di Alice, no? Alice che ieri è più meglio. Perché può essere vaccinato, quello è un pediatra che deve essere denunciato subito. Vai davanti al giudice, al cane, glielo dici. Secondo lei questo qui è un caso? Può usare una lettera, una bozza da presentare però, al pediatra. Su che cosa? Sulla richiesta degli esami. C'è da Andrea Calvagni, c'è Andrea. Dovrebbe stare fuori dal tavolo. Sì. Cioè, io a caso ho tutta la lista degli esami, ma non ne diciamo. Posso suggerire? Sì, ma c'è già uno stampato Aulet, credo, che è già specifico per la lettera, la raccomandata da fare alla... Comunque, chiedete ad Andrea Calvagni. Vorrei fare una precisazione però su questo fatto. Allora, secondo me l'interpretazione che tu devi andare lì con degli esami, secondo me è sbagliata. Tu devi andare lì e chiedere al pediatra gli esami. Non questi esami. No, allora... Perché no, perché sono state persone, ci sono già. È un dottore. Sono state già, come si dice, ricettate su questi presupposti. Perché tu mi presenti un qualcosa di qualcuno. E secondo me quel qualcuno o deve essere autorizzato. Allora io suggerisco questo nella mia incompetenza. Ma non te lo fa lo stesso. No, aspetta, vado dall'immunologo e chiedo all'immunologo degli esami approfonditi per un certo tipo di situazione, giusto Rossi? Dopodiché vado dal pediatra e gli dico questi sono gli analisi che a me ha prescritto l'immunologo. Punto. Questa è una strada. Io ad esempio io non ho scelto la strada di presentare la lista. Certo. Io ho chiesto ad un colloquio la mia pediatra di certificarmi l'immunizzazione naturale di mia figlia ad una malattia. Quindi? Lei mi ha detto ma io non te lo posso certificare. Allora mi devi fare gli analisi. Oh, questo intendevo io. Ho fatto al contrario. L'ho fatto al contrario. Lei mi ha detto, vabbè, però chiaramente come si dice, il fine giustifica i mezzi. Allora a quel punto io non è che ho chiesto con una raccomandata di farmi le analisi, ho detto io mi sono recato presso il tuo studio, ti ho chiesto di farmi una certificazione nel quale si attesti che mia figlia, gli ho chiesto di fare una certificazione, lei mi ha detto che il certificato non può fare ma che deve fare le analisi, allora prescrivimi le analisi. Cioè, e non te la prescritte? No, è bacacciato. Però sui presupposti di questo c'è la possibilità di... No, e adesso andrà a finire che chiaramente io, per un discorso di principio, che magari la pediatra è anche brava, per carità, è una signora che è brava, però io per un principio di diritto purtroppo la devo citare in tribunale. Purtroppo la dovrò citare in tribunale, perché se voleva evitare le cause, perché lei diceva ma qui mi avete scritto le lettere che tutti mi portate davanti al tribunale, io non gli ho scritto che la portavo davanti al tribunale, io gli ho scritto semplicemente se mi fai gentilmente queste analisi. Ma non mi ha risposto, io però davanti al tribunale ci devo portare per forza. Maurizio, perché? Però dobbiamo anche di fronte al tribunale, ma se la sente continuare poi.
diciamo, la regola come pediatra. Ma vado via! Ma dove vado? Dove vado qui da quella pediatra? Mi ha cacciato. Mi ha cacciato, mi ha mandato una lettera oggi, una raccomandata nella quale mi dice che non sono più... Allora, c'è la fare una...